Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo vlog. Allora, sto facendo il vlog di ritorno dalla ditta. Abbiamo finito di registrare, io mi sono tolta tutto il rossetto, ma un po' mi è rimasto perché era quello matte. Qua praticamente mi si sta facendo uno sfogo perché ho raffreddore, ho pure di soffiare e mi sta facendo uno sfogo. Comunque questo è tutto che ho fatto oggi, molto molto leggero. Ho messo le lentine, capelli, ho fatto una specie di codina qua, così, e nulla. Il vestito è questo vestito messo, le scarpe col tacco. Allora, non vi faccio spoiler sui video che usciranno, anche se non è tanto spoiler, però allora devo dire che comunque ho trovato la diva una persona diversa dal vivo. È molto gentile, è magrissima, è più bella dal vivo comunque che in telecamera, e siamo stati bene, molto cordiale veramente, molto alla mano. Non è come sembra, magari, che tipo, non lo so, può sembrare il fatto che comunque lei è molto dominatrice, così, no? Proprio per questo personaggio che ha. No, in realtà è molto dolce, molto tranquilla, e mi è piaciuta, è stata una bella scoperta, devo dire, mi è piaciuta molto, e nulla. Anche con Davide siamo stati bene. Vero. Non si è rifatto gli occhi come avevano scritto certe persone: quando vedrai la diva vedrai una vera donna e non quella che c'hai a fianco. Come ti è sembrato, amore? Hai visto come si vede segnata la donna per la prima volta? Assolutamente no, donna normale, ma gli occhi sono per Chiara. Beh, è una bellissima ragazza, comunque. Non si può dire che è brutta, ma io te occhi solo per te. Ma lo pensa veramente, non è che lo sta dicendo così. Infatti anche la diva stessa ha detto: no, ha occhi solo per te. Ma poi comunque vedrete, state sintonizzati, vedete i vari video, insomma, vedrete che è stata tutta una bella giornata, insomma. Abbiamo fatto un po' di video che usciranno man mano. Questo vlog appunto è di ritorno, giusto per farvi vedere cosa abbiamo fatto, cioè la strada del ritorno più che altro. E nulla, sta per venire a piovere. Prima ha piovuto, adesso qua sta per venire a piovere. E niente, abbiamo conosciuto anche lo schiavo della diva, molto simpatico, gentile, vero? Gentile, cordiale, educatissimo. E salutiamo Anfi, ciao Anfi. Non lo so, vabbè. E nulla, siamo al casello, perché comunque sì, quando dove siamo andati è Peschiera Borromeo. Non è proprio Milano dove siamo andati, e vabbè, un bel posto. E io spero che comunque tutti i video che abbiamo registrato vi piacciono, e niente, questo non so quanto. Magari di questo farò un weekly vlog, non so se lo continuo questo vlog, anche perché il vlog l'ha fatto Davide sul canale di coppia, quindi sicuramente uscirà prima quello. Se non avete visto, andatelo a vedere appunto sul canale di coppia. E ovviamente anche sul canale di coppia uscirà un video insieme alla diva, e state sintonizzati così vedete un po' di cosine. Bene ragazzi, abbiamo appena finito di fare la spesa all'Iper, siamo ad Arese, guardate. Qua. E prima di venire qua siamo andati da mia mamma a trovarla, e perché praticamente è dovuta andare in ospedale ieri, ma nulla di preoccupante. Gli hanno trovato praticamente che lei ha sempre avuto l'anemia, ma aveva l'anemia un po' più bassa del solito, quindi gli hanno fatto le trasfusioni, e l'aveva già fatta in passato. E nulla, la tengono sotto controllo finché i valori non vanno a posto, quindi siamo andati lì, insomma, nulla di grave, ringraziando un Dio. Paio d'ore in ospedale, domani andremo, anche domani, finito di andare dai zii di Davide che mi presenta dopo 2 anni, e domani conosco finalmente gli zii di Davide, che sarebbero il fratello di mio suocero,
E quindi niente, sono molto contenta e mi ha fatto piacere. Mi presento domani perché anche... ho voluto aspettare esattamente che venisse la certezza dell'ultima firma. Sì, anche essendo perché poi li vuole. L'ultimo mese, cioè, scusa amore se ti interrompo, sì, hai ragione. Dato che finalmente il 31 maggio c'è l'ultima firma, e allora ne ho approfittato. Anche perché poi gli dirò che saranno invitati al matrimonio, e poi anche giusto perché lei mi ha fatto conoscere tutta la sua famiglia, lei ha conosciuto tutta la mia famiglia, sfortunatamente è riuscita a conoscere solo mia nonna e mancavano solo appunto i miei zii. Non li ho fatti conoscere prima perché giustamente loro... Sì, anche perché vuole praticamente invitare al matrimonio e quindi una cosa proprio ufficiale, io non vedo l'ora, insomma, del matrimonio. Tutte e due non vediamo l'ora. Io sono già emozionato da adesso, mi tremano le gambe. Io già sto cominciando a guardare le varie cose per i preparativi. Ah, posso dire una cosa? Che io l'ho cuccata a guardare sul computer gli abiti da sposa. Sì, a me hai visto? L'ho cuccata. Ragazzi, pensate, già vedere la mia futura sposa in cerca dell'abito da sposa mi ha messo... gioia, allegria, emozione, però non gli ho detto niente perché ho detto vediamo se sarà fatto. Infatti, mascherina, non mi hai detto niente. Però giustamente non ho guardato bene perché porta male. No vabbè, ma comunque non è che li compro online, era giusto farmi un'idea di che atelier andare a vedere. Vedendo, scusa se ti interrompo, ma è una cosa che devo dire, già vedere Chiara che sceglie il vestito, cioè che vedeva i vestiti da sposa, io già me ne immaginavo con l'abito bianco. Poi non mi hai detto niente, che furbetto. Poi sapete che ci, sposandoci in chiesa, perché comunque il nostro dovrà essere un matrimonio epico. E comunque sì, lo ripeto per l'ennesima volta, io il mio precedente matrimonio l'ho fatto in comune, quindi posso sì sposarmi in chiesa, quindi non ripetete mai 100 volte questa cosa, perché poi in chiesa è più bello, dai, più signorile. E poi comunque secondo me il vero matrimonio, quello insomma con la cerimonia e tutto in chiesa, rende molto di più. Lo so che comunque l'amore che conta sono solo convenzioni per qualcuno, però io ci tengo veramente, proprio è una cosa che volevamo tutte e due, percorrere la navata della chiesa proprio col vestito da sposa. E tu con chi? E tutto. Chi ti porterà all'altare, amore? Sarà una sorpresa che vi diremo presto, insomma, e nulla, sono molto contenta, siamo emozionata. Comunque adesso, con la scusa dell'IP, perché no? Siamo qua, perché non andare da Primark, amore? Mi sembra una cosa brutta, in effetti. Poverina. Una cosa non è una cosa carina, e quindi ci fermiamo un attimo. Adesso io devo prendere una bottiglietta d'acqua perché c'è una anch'io, sete pazzesca. Anch'io, perché io sto morendo di sete. Eccoci tornati a casa. Adesso vi faccio vedere le cose che ho preso da Primark, perché tanto sono poche. Questo sacchetto qua, giro l'inquadratura e ve le faccio vedere, perché non sto a fare un haul, ero andata proprio appositamente per prendere queste due cosine che avevo visto sul sito di Primark su Instagram, perché non vendo online Primark. Magari sarebbe la mia rovina, però io preferisco andare di persona da Primark, così vedo, insomma. Vabbè, comunque vi faccio delle cosine che ho preso. Questo è il sacchetto e vi faccio vedere subito, ovviamente non si può non notare questa bellissima borsa da spiaggia, ma anche per la città, perché è comunque molto particolare, di Barbie. Allora, qua c'è la scritta olografica sotto, qui invece proprio c'è scritto Barbie, molto bella, è trasparente, ha questi manici comodi qui, a questo ciondolino con scritto Barbie, ma la particolarità è che è trasparente, ma è fatta con questa mega pochette che comunque viene via. Adesso
Adesso non esce perché è legata qua, però ha questa mega pochette, appunto, ed è molto bella. Anche qua c'è questa, e comunque questa è una mega pochette. Se si vuole usare senza la borsa, è molto bella. Questo bel fucsia, dietro è fatta così, è proprio grande comunque. E questa qua l'ho pagata a 16 euro. Poi, vado scavando, ho preso... No, queste qua sono di Davide, delle infradito semplicissime rosse, 1,50 euro. Queste qua sono 44-45, gli vanno bene perché comunque le infradito vestono largo. 1,50 euro è ottimo come prezzo. Poi anche io ho preso delle infradito, guardate che carine queste, solo 1 euro. Hanno le sfumature rosa, lilla, verde acqua e viola, e qua sono fatte così, 1 euro. Questo è il numero 40-41 e sono veramente comode. Poi 1 euro davvero, cioè super conveniente. Poi ho preso questa maglietta che sempre l'ho vista sul sito, cioè sono andata proprio con gli acquisti mirati stavolta. E ho preso questa maglietta dei Southside Serpent, il telefilm Riverdale, se non l'avete visto guardatelo perché veramente merita, infatti Riverdale. E questa qui l'ho pagata praticamente 10 euro, è fatta molto molto bene. Poi qui è quello che ho speso, guardate, ho speso 46,50. devo dire che stavolta mi sono contenuta e appunto sono andata, ho fatto la brava, ho preso le cose appunto che dovevo prendere. Poi questo marsupio, ora si usano tantissimi marsupi, questo vabbè è aperto, ovviamente si chiude con la cerniera. Questo qui è il marsupio di Barbie, questo l'ho pagato 10 euro. Qui abbiamo lo stesso ciondolino fatto in questo modo, e qui ovviamente è fatto così. Questo qua praticamente si usano tantissimo quest'anno i marsupi, praticamente si mette trasversale, tipo tracolla, e non proprio a marsupio. E di questo qua infatti ne voglio prendere anche uno della Levi's rosa e uno della Nike, e poi voglio prendere anche quello di prima classe, perché lo adoro veramente, è molto carino e pratico, senza starsi a portare tutte le senza starsi a portare la borsa, se insomma c'è bisogno di portare una cosa minima, questo è ideale. Poi è della Barbie, è super carino ed è grande, non è piccolo, infatti è super super capiente. Poi come ultima cosa ho preso questo caricatore USB rosa, cioè praticamente metti la spina e qua puoi inserirci due prese USB. E niente, l'ho preso rosa, così quello bianco che ho lo do a Davide, quello usa lui nel suo comodino, e io metto quello rosa perché alla fine ne uso solo due di prese USB, una per l'iPhone e una per il Huawei. E niente, queste sono le cose che ho preso. Qua non c'è più nulla. Bene, avete visto anche il mio mini shopping fatto da Primark. Guardate, veramente stanotte ho fatto una nottata un po' così, perché appunto col pensiero che mia mamma è stata in ospedale, e quindi ero qui in ansia, non vedevo l'ora di vederla. Infatti siamo usciti presto stamattina e siamo stati con lei, è stato uno spavento veramente. Ieri c'era mio fratello che l'ha portata, portata mio fratello, e gli hanno fatto tutti gli esami, le cose, e poi comunque hanno deciso di ricoverarla, e nulla, sono stata, diciamo che sono stata tipo un'oretta abbondante al telefono con lei, che per rincuorarla e così, gli ho detto dai domani ci vediamo, siamo lì, facciamo compagnia. E per fortuna ho parlato anche con il dottore e mi hanno detto che lì sta facendo le trasfusioni, appunto perché all'anemia il valore è basso, quando risale al livello normale la dimetteranno. Comunque mia mamma è sempre stata una persona soggetta ad avere l'anemia, e poi vabbè con l'intervento una cosa e l'altra è successo questo.
Mamma mia, ce n'è sempre una, ragazzi. Comunque l'importante è che sta bene, lì comunque sotto controllo. E niente, poi quando insomma avrò comunque altre notizie, vi farò sapere. Io vi mando un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti di sempre. Io vi ricordo di iscrivervi anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, e al canale di Chiara Alessandro SMR. Una buona serata e alla prossima, ciao!